Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questo esercizio che è il numero 40 del mio metodo Easy Slap. Queste qua sono denominate Machine Gun Triplets. Machine Gun è un termine che ho preso in prestito dal grandissimo bassista e grandissimo DVD didattico sullo slap, che era lo Sklarevski, praticamente impronunciabile, però era un metodo secondo me molto ben fatto. Mi è piaciuto più di quelli che definiscono Bibbia dello slap, l'altro metodo storico di Tony Oppenheim, adesso mi sfugge il titolo, però mi è piaciuto di più di quello. Allora, queste machine gun praticamente le andiamo a vedere bene nella seconda battuta dell'esercizio, in cui abbiamo i 4 sedicesimi che diventano poi machine gun. La machine gun sarebbe una terzina di sedicesimo con in chiusura dell'altra metà un ottavo. In questo caso, nella seconda battuta abbiamo come ghost, invece nella prima battuta è una nota reale. Praticamente noi dobbiamo esercitarci in questo modo. Finora nel metodo noi abbiamo lavorato su 4 sedicesimi in questo modo, sviluppando questa tecnica. Ok, 1, 2, 3, 4. Se noi andiamo a ravvicinare questi primi 3 colpi e ottavare l'ultimo, esce fuori questo. I colpi sono sempre 4, solo che i primi 3 sono più ravvicinati, quindi noi dobbiamo passare da inizialmente, quindi esercitati, fanne 2 con i sedicesimi e 2 con le machine gun. Fai questa cosa anche con la batteria. Usiamo questa 70 bpm. 3 e 4. Una volta che hai capito bene questo, allora lo possiamo andare a mettere nella prima battuta dell'esercizio. Qui i primi 3, la terzina e i sedicesimi è fatta come quello che hai sentito prima, quindi 1, 2, 3. Il quarto suono invece viene alternato tra la nota re strappata, la, sol e poi mi. Se io avessi fatto questa cosa con i sedicesimi, sarebbe suonata diversamente una cosa del genere. Tra l'altro, cose già viste negli esercizi precedenti. Ricordo sempre che i miei metodi cercano sempre di essere graduali e farti arrivare a una tecnica non partendo da zero, ma arrivandoci a step. Quindi noi dobbiamo trasformare questi 4 sedicesimi in questa, chiamiamola, accelerazione. Sono un po' come questi 4 sedicesimi, ma accelerati. Accelerati per le prime 3 note. E mi raccomando, butta bene il pollice. È proprio questione molto di coordinazione, secondo me, tra mano destra e mano sinistra. Quindi nell'esercizio andiamo a fare machine gun, re, machine gun, la, sol e mi. Nella seconda battuta andiamo a fare quello che abbiamo fatto all'inizio. Quindi prima i sedicesimi e poi la machine gun. Proviamo a suonarlo insieme con la batteria, mettiamola molto lenta, così puoi approcciarti all'inizio. Potrebbe esserti necessario rallentarla ulteriormente, quindi come studio a casa, fallo assolutamente, parti dalla velocità che ti serve e poi piano piano, come al solito, meccanizziamo il gesto e proviamo a portarlo il più su possibile. 3 e 4. Benissimo, spero di esserti stato utile con questo video. Ti ricordo che sul mio sito,
oppure sul mio canale YouTube troverai i video esplicativi di quasi tutti gli esercizi. Il metodo viene venduto a un prezzo popolare, quindi è bassissimo, quindi ti consiglio veramente, se ti piace il mio lavoro, quello che faccio, di valutarne l'acquisto, e poi comunque i video te li puoi vedere lo stesso. A presto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!